Questo programma è offerto da Fotoema, il tuo negozio specializzato in foto, video, audio e droni. Fotoema. Qual è il problema? Un'altra puntata di Ultimo Stadio qui su Canale 21 dalla vostra Emanuela Giordano. Voglio passare subito a presentarvi i miei compagni di viaggio, partendo da Marco Lanzuise. Buonasera amici di Ultimo Stadio. Ferruccio Fiorito. Buonasera a tutti voi, tra poco riassumeremo quello che è successo nell'ultima giornata. E poi devo dire che noi siamo qui proprio per non farvi essere scocciati. A proposito, scocciato, Salvatore Turco. quasi. Gli restano tre sciampi. Tre sciampi. E due senza fondo, praticamente. Senza... Benvenuti ad Ultimo Stadio e per equipararmi a voi, capite? Poi stiamo facendo pure i complimenti per questa bellissima miss che hai messo, sai perché sei vestita di nero? No, non, so, non lo so. Perché. È molto dietolo, che sta a lutto praticamente. Perché è nero sfina. Allora, non c'è zuppa di latte senza Ultimo Stadio in onda come sempre. Allora, sì, anche di mattina, il sabato mattina, quindi alla zuppa di latte ci va bene. E anche sui social, insomma, ci potete seguire quando volete. Sì, i vostri mottini preferiti praticamente. Allora, che cosa è successo? Io farei una riflessione per iniziare, perché è un campione. No, ma questa è una cosa risaputa. È un campionato davvero strano, basta pensare che il Milan e il Napoli hanno pareggiato con le ultime della classe. L'Inter, a sua volta, è stata prima fino a poco tempo fa, è abbuscato, ha perso con Sassuolo, è una squadra insomma che vince e perde, ma non è certamente un club che si può paragonare all'Inter. Poi ci sono squadre come l'Atalanta che anche hanno perso, la Juventus che ha pareggiato col Torino e ultimamente non ha fatto nulla di che. Insomma, un campionato davvero scadente che, diciamo, secondo che, me però, lo vincerà chi perderà di meno. A parte il Napoli, noi siamo contenti tra virgolette di questi qua che hanno perso. No, però insomma facciamoci una domanda, perché la solita riflessione, ok? Ormai i social sono invasi da questi commenti di tifosi amareggiati. Ma è vero allora, Marco, o Putin Richard, che il Napoli manca le occasioni? E insomma, dico, ormai è proverbiale, sì, diciamo, sta cosa. Almeno quello che ho notato io, come se fosse tutta una farsa, magari no, sì, si fa tutto per rendere il campionato avvincente. No, in questo senso. In questo senso no, qua. Che se è proprio complottista. Come, c'è una parte, c'è una parte complottistica, no, insomma, dei tifosi che pensano che... Ma a proposito di questa, della partita del Cagliari, volevo chiedere a Emanuela Giordano, con il Cagliari è stato un punto perso o un punto guadagnato? Io penso né perso né guadagnato, che se mi sbaglio hanno pareggiato. Ma è stata un'occasione persa per il Napoli? No, sta zitto, hanno pareggiato. Vedi le domande a bruciapelo e l'ho fatta ceretta. Però la riflessione è questa qua. Cioè, secondo me non voglio che diventi un tema di puntata, però chiedo allora a Ferruccio, che è uno che insomma, bene o male, fa 5-6 mestiere. È una cosa insolita. Sì. Ma veramente è proverbiale sta cosa del Napoli che manca le occasioni? Cioè ormai è fissa sta cosa, praticamente. La grande occasione... Ce lo dice la storia, negli ultimi anni il Napoli quando doveva dare il colpo di grazia non l'ha mai fatto, però c'è da dire una cosa, mai come questa volta c'è un attenuante. Il Napoli ha giocato in maniera rimaneggiata, mancavano tanti titolari, a un certo punto... Ma pure al Cagliari mancava qualcuno. Capito, non deve essere un alibi poi. Sì, ho capito, però scusami. Comunque effettivamente non è un alibi, però effettivamente mancavano dei Ma la grinta l'hai vista tu in campo almeno? L'ho vista fino... quando è entrato Osimhen, l'unico. E tanti si chiedono perché non è entrato prima. La risposta è semplice, perché Spalletti che guarda i calciatori in settimana, ginocchio lui che decide gonfio. Chi gioca e non rischia di ginocchio perderlo. Ginocchio gonfio, tu mi assicuri che il ginocchio era gonfio? Io non so cosa aveva di gonfio, ma sicuramente
No, perché non sono il dottore, questo dico. Però, ma perché pensi sempre male? No, io, bene, adesso amici, non lo so, amici, l'ultimo stadio, Marco, ci gonfia questa situazione. Andiamo a vedere il primo video di questa puntata, di questa famiglia di tifosi. Vediamo questa volta questo video. È preparato. Siamo belli a casa magna. Ancora questa partita. Finalmente palla al centro. Amo, ma porto sempre sti pasti. E vabbè, a novembre porto il turrone. Ui, gli altri buttati il pasto. Vuole il pasto e il turrone? Sì, ti sta cominciando la partita. Gennaro, senti, aspetta, io prima ti devo parlare. Che gli 5.000 euro che ti mi va stipata. Io me l'ho spesa. Mi sono rifatta il seno. No, perché l'hai fatta? Perché? Ma senti più bello. Perché l'hai fatta stazione? E passala sta palla. Però sta bella mamma, eh. E che fai? Guardo. No, e come si dice? Guarda mamma e ti scusa la figlia. Senna, tu non te ne sei accorta manco. Toccala, toccala. A posto tucca. Uè, lì le mani all'ora. Beh, io non la mani è. Toccala sta palla, papà, si era mani, era rigore. Senna, ma loro ti piacciono? Cacciala fuori, faccio vedere! Ma come cazzo, tutto quanto? Cacciala fuori, sto russo, arbitro! Allora la caccia! Chiuditi, chiuditi! Allora chiudo! Apriti, apriti! Allora già la via! Chiuditi sulla fascia! No, già la via o già chiudo! Copriti in difesa, rubire! Allora faccio vedere con crunato! Sei che fai vare, che fai vare! Gianna, obietto, vino obietto, ma hai fatto obietta! A me questo intervento sulle gambe non mi è piaciuto proprio! Ma quale intervento sulle gambe? Gianna, obietto! Brava, brava, l'hanno pigliato di pietta! Ma chi no? Marco, Steve Carenne pure. Sì, Marco. Beh, gelosa solo, lo voleva fare lei un stacchetto. No, orgogliosa, sono gelosa del fatto che non ce la faccio perché ci sono i reumatismi ad una certa età, quindi. Ma a proposito, bravo, a proposito di reumatismi, Marco. Sì. No, Riga, Marco, Sarri, come, ecco, che Napoli si aspetta e soprattutto che Lazio preparerà contro il Napoli, visto all'andato 4-0. Anche la Lazio c'ha forse qualche infortuna e sicuramente non avrà tutti in forma. Questo è e vuoi far rispondere? Vabbè, parte. La soddisfazione di un ex è sempre quella. No, però no, sì, bello, attenzione, no. Lui è diplomatico. Devi rispondere, lui è diplomatico, no? Aspetta, diplomatico. Devi rispondere alla Maurizio Sarri, sennò perché te l'hai fatta a te questa domanda? Cos'è che te devo dire? Boh, che ne saccio, ma sono anni che non facciamo più Sarri. Allora, guardiamo un pochettino quello che è il cammino del Napoli. Aspetta, perché scusami, insomma, stiamo parlando della... Della Lazio. Ma non è un gabbiano, è un'aquila. Lo so, però è tormentone, è tormentone. A proposito di uccelli, è un po' confuso. No, pensavo che si un po' diventato. Mi sono preoccupato un per un attimo. Allora, facciamo pure un gioco dei fatti. Chiedo a Roberto Aiena se dalla regia può metterci la slide del cammino del Napoli. Vai, la leggo. Vai, il cammino del Napoli. Bravo, due punti. Allora, Napoli-Milan, Verona-Napoli, Napoli-Udinese, Atalanta-Napoli, Napoli-Fiorentina, Napoli-Roma, Empoli-Napoli, Napoli-Sassuolo, Torino-Napoli, Napoli-Genoa, Spezia-Napoli. Ma che era la lista della spesa? Come approfitto per dirti, per chiedere, Emanuela, come vedi questo cammino del Napoli? A verità, infatti, io sono meravigliata, perché ho sempre conosciuto il cammino di Santiago. Ha ragione. Ma sto cammino di Napoli non l'ho mai sentito. A Pompei, insomma, tu sei stata diverse volte in Sicilia. Ma riusciamo per un attimo a essere seri? Posso dire una cosa? A parte la fine del campionato, insomma, Spezia-Napoli, che dovrebbe essere il 22 maggio, se non sbaglio. Allora, secondo te, tu che insomma di calcio non capisci niente, però... Un Napoli si può avviare in questo cammino verso, non dico il primo posto, perché ci sono parecchie partite difficili. Allora, io direi questo, il Napoli anche quando è stato in difficoltà comunque ha perso delle partite, ma è sempre là. Sì. La forza del Napoli qual è? Il suo gioco, ok? Quella è la sua forza. Il Napoli deve continuare a credere nel suo gioco, poi ogni partita deve essere una singola finale. Su 12 vediamo, più finali praticamente. Vediamo cosa succede. No, perché poi c'è da dire una cosa. Quasi fa chi perde di più. Napoli lotta per lo scudetto. E
certo. Non è che cioè, Napoli è il Leeds, cioè, insomma, sta lì. Tu pure sei lontano per fare l'attore. E non ci sono mai riuscito, però io non sono uno insomma che dovrà affrontare dopo la Lazio il Milan. Ed è difficile. Sì. Poi c'è sta Verona-Napoli, è difficile. E certo. Poi vabbè, Napoli-Udinese, Atalanta-Napoli. È anche difficile. Napoli-Fiorentina, non è la Fiorentina dell'andata, attenzione. E infatti. Napoli-Roma, Empoli-Napoli. Sì, vabbè, ma mica l'hanno fatto quando insieme, una voto. E ha ragione, io farei un applauso, perché poi Emanuela è puntuale. Emanuela non se ne poi c'è anche non solo il cammino del Napoli, c'è il cammino dell'Inter, il cammino del Milan, il cammino della Juve. Cammino tutto quanto, praticamente. Sì. Cosa dobbiamo cercare. Vabbè, ma non è importante, che pure se loro camminano, non è che camminano a per. Loro sono spesati, tenono pullman, mica sa fanno a per. È giusto. In grande forma. Manuel. Ma la paghiamo noi? Presumibilmente. Bene, sì, adesso amici di Ultimo Stadio andiamo a vedere un altro video e noi proporrei un Oreste Gold. A che livello? A livelli, per esempio, il cappello di Bandieri. Wow, veramente? Bello, il video di grande andiamo cimera. A pescare proprio dal cappello. Vediamo. Sono Oreste Gold e questo è il mio banco dei pegni. Se c'è una cosa che ho imparato in 30 anni di attività, e credetemi, che la gente per i soldi su facesse mettere. Ah, non si può dire. Scusate. Torno. Voglio un denghi speech. Se vuoi vanderà a chiesa, se non so, se no debba rubare in da fontana, no? No, che avete capito? Ma che è il cappello per chiedere la carità? Per carità. Questo, guardate che vi ho portato, il cappello del portiere Bandieri. Un cappello di chi? Su un articolo del genere non voglio mettere mani avanti, ma si muovo fo pacco, metti in mano in gola. E che c'ha fa questo coso? Ma come l'hai avuto? In una partita Bandieri pigliai 4 palloni e venne sostituito. Isso dalla rabbia, vicino alla panchina, piglia e sbattette su cappello in terra. Ma da credere, 60.000 spettatori, che lo cappello nessuno può pensare, rimanette là in terra. E che era fa? Passai e mo pigliai, pure perché stava cominciando a giocare. Ma era cominciato. E quanto vorresti farci? Ma così, almeno, ratami, da 50 euro. A capa tu non è buono. Com'è? No, riga, capa tu non è buono perché chi se ne ha misura più grossa. Ah, sì, sì. Bisogna valutare se è originale o no. Ti dispiace se chiamo un esperto? Sono Mike, un esperto di cimeli del Napoli. Quando al negozio hanno bisogno di fare una valutazione, mi chiamano. Però chi se non parla mai di soldi? Ma fosse così all'America, ma chi se può fare l'indiano con me? E voi siete testimoni. Quante puntate mi fate fino a mo? Cosa abbiamo qua? Niente, Mike, su Piezzi. Che? Su Piezzi giovane. Ah. Ha portato questo cappello e dice che è appartenuto a Bandieri, o portiere di Napoli, tanti anni fa. Bandieri era un portiere all'epoca di Novellino. Sì, ok. Sì. Allora, questo cappello si usava per apparare il sole. Per parare il sole, sì. Esatto, per apparare. Però Bandieri non apparava proprio niente. Manco il sole apparava. Niente, non apparava niente. Questo è un cappello da golf. Da golf. E che mi fa questo golf? Come io cammo su golf? Non so, ma manca attrezzate. Vabbè, magari. Che so, vabbè, ma che la golf è facile, che ci vuole per giocare a golf? Una mazza, le palline e un buco. Io posso mettere la mazza. E io ci metto le palline. Voglio a me su gioco, ma piace proprio. Mike, grazie, ci acchiappammi in dazione, va. Non vuole giocare. No, non prende, venga capo a pazziare. Bye bye. Arrivederci. Eh sì, 50 euro cappello e bandiere, 50 euro venga sciarpa, cappello e bandiere. Ma quanto ne vuoi? Voglio ti aiuto malamente, tu su cappello puoi chiedere solo in tamponezza, ti? Ma sapete che siete proprio incompetenti? Ma facciamo una cosa, a me si magira, vi porta a bandieri e a diventare una bestia. Voglio si piglia a bandiera, a gira e a diventare una mazza. No, e sciarpa, sto scostumato, ma vedi che si passa. Incompetente! Chi l'ha rendicchiata a sto soggetto? Ma a me mi può fare solo in due suoni. Ricordatevi che Oreste Gold non dorma mai. Ultimo Stadio. Chi non salta, chi non salta, bianco nero è. Ma son padre chiaro, casino. Ma è un replay. Sì,
stata brava, ma fatti gli stessi mossi prima, Marco, dire, cioè, dammici con calma. Tu ti credi che è facile attare con gli stessi mossi prima? La minuetta ha fatto l'egiziano. Il bacio, e la sore ride, guarda, la sore ride perché è invidiosa. È invidiosa, malamente. L'orso e la sore non si vogliono bene. No, quando mai? Giordano, sì, sì, sono screzzi. Grazie. Allora, vogliamo parlare un po' di questa Lazio? Come gioca Sarri? Ha un po' cambiato il suo modo di giocare. Ma Sarri non gioca, stavo pensando prima. Ha cambiato il suo modo di giocare, lo ha fatto alla Juventus, lo ha fatto al Chelsea. Il vero calcio, quello bello, l'abbiamo visto con il Napoli. Poi è stato un Sarri che ha modificato molto il suo modo di giocare e l'ha fatto anche con la Lazio, sempre partenza dal basso. È stato anche punzecchiato insomma, in qualche intervista, quando qualcuno gli ha chiesto: ma questa Lazio è praticamente come il tuo Napoli? Lui inizialmente ha, insomma, qualche scivolone l'ha preso, poi ha corretto il tiro e ha detto: no, vabbè, questa è un'altra squadra. Però onestamente, cosa bisogna temere di questa Lazio? L'Aquila. Quale reparto? L'Aquila. No, mi fa mettere l'auto, povero. Qual è un reparto che si ha da temere a Lazio? Io spero che non giochi Cabral, perché è un... Tu sai che Cabral alcuni anni fa... Mo Cabral, ma era, i Cabral l'avevo pure una volta, quando era discoteca. Valeva tanti soldi ed era considerato tra i 50 giovani più... No, è vabbè, è una debolezza. Quindi io mi preoccuperei se giocasse Cabral, è un giocatore molto, molto veloce. Ma poi posso dire Milinkovic. Immobile. Pedro... Immobile a seconda di chi manca, lui potrebbe prendere il suo posto. Vabbè. E comunque poi c'è Milinkovic Savic, che è il giocatore secondo me più pericoloso della Lazio. Però se ci hai fatto caso, tornando che alla si verticalizza partita, molto su di lui. Ma tornando appunto alle verticalizzazioni della partita, insomma, di Cagliari, quello che è mancato è soprattutto il centrocampo. Mo assenze degli esterni a parte. Ma non c'è sevo centrocampo. Non c'è sevo proprio centrocampo. Non è che è mancato, non è il esistevo. Cagliari ha dominato al centrocampo. Non c'è niente da dire. Infatti, quando è entrato Fabian è cambiato un po' il discorso. Ma molto voglio. Allora, sì. Ma abbiamo parlato prima di Osimhen, sì. Probabile ginocchio gonfio. Sì. Quindi Spalletti l'ha voluto presentare. A te chi gli dice sì, cosa che gonfio? Sì, mi informa. Okay. Fabian Ruiz. Pure era stato detto, insomma, che aveva 20 minuti e poi, insomma, ha giocato di più. Ma effettivamente questi giocatori si potevano mettere prima, però sì. Io parto dal presupposto, l'ho detto anche prima, che l'allenatore li guarda in settimana, lo staff medico li segue in settimana. Noi, è troppo facile per noi dalla televisione dire: perché non l'hai messo? Peraltro ex post evidentemente non l'ha messo perché non teneva i 90 minuti e rischiava di perderlo per il resto del campionato. Infatti. E quanto è importante Osimhen, l'abbiamo visto nell'ultima partita del Cagliari. Ma col senno di prima, per esempio, uno come Mark, che era sintonizzato a Nanza Televisione, che si stava mangiando, non mi ricordo. No, non mi ricordo, però insomma abbiamo visto uno Spalletti, cioè Fabian Ruiz e ci ha cato con tutto scotch in campo. Capito qual è la cosa? Scotch in fronte, vai, arrangiato. Però col senno di prima, tu che ti aspettavi Cagliari Napoli? A te ti piace il segno? L'ho perso da parecchio. Che ti aspettavi Cagliari Napoli? Che ti aspettavi? Ma ci aspettavamo tutti la vittoria, ragazzi, per questo Ma non è vero, non è vero, perché comunque al di là della nostra bolletta siamo andati molto vicini. Dopo la rivediamo. Dei risultati. A Cagliari il Napoli ha sempre sofferto, a Cagliari ci sta che Napoli pareggi, e diciamola tutta, noi non meritavamo di pareggiare. Allora sei quello, insomma, della parrocchia che dice un punto qua, cioè un punto trovato, è andato bene, no, non ci va stretto, è andato bene, ma a un certo punto con Osimhen e Di Lorenzo fuori mancavano 8 calciatori titolari. Però hai più visto grinta, che gol che ha salvato Ospina? È quello che ci ha regalato. Capito? Però guarda, è strano vedere da parte di Ospina una cosa. Sì, però è rimbalzato male quel pallone. No, Ferruso pigliava. Infatti, ha fatto quella parata. Ha fatto la papera, però ha fatto quella parata. Si è riscattato. Guardate, che si parò. Infatti. Era 8 però non sapevo per ricordare. Cimme che sa voluto trovare poche paccherà faccia. Oh, ecco. Diciamo così. E lui si è fatto male alla mano a un certo punto. E poco dopo è arrivato il gol, quasi come se avesse avuto vabbè, paura di toccare. Però la palla. Ci fai caso che Ospina ogni volta che tocca è un po' miracoloso. È un po' miracoloso. Bene, amici di Ultimo Stadio, miracoloso no, come abbiamo detto prima, il Napoli nella bolletta non si gioca. Andiamo a vedere questo video, 100 euro. Vediamo. Ma lui c'è un cammossis, però, perché ci piace. Vai giù, quindi se ci piace questa bolletta, sì. 1, 2, 3. Che peccato, ti ha perso una squadra, sì. E quale? Solo un'ava. Ma
papà, è successo? Suo padre si è sentito male, presto, presto. Stasera da chiarire una cosa, a tanto tempo te volevo dire, con la placcia da tutte cose, lunga vittoria stiamo a sentire. Mettilo sempre in una bolletta, come con 50 euro ci fatti, e quando incontra chi non è convinto, faccio avresti quote e può capire. Guagliù, se ho vero mi promette fasticoso, con 50 euro tu puoi pignare. Sembra mai già non mettere, ma chi è tifoso da squadra e sta città, stanno di cuore e può giocare, va pigliano. Siendo a me, non si agonavano, l'ultima volta per giumettere. Accetto X e mettendo su go, mo dici tu, tu vuoi un sai va. Se vado a perdere sulla buona squadra, non guarda presa sembra di abortare, serve specialmente controvare quando non collo tuo buon annullare. Fanno da sole tutte sti consigli, perché nessuno mai l'ha rata a me. Lesso vama da sai una doppia chance, quando una macchia forse era uguale. Guagliù, se ho vero mi promette fasticoso, con 50 euro tu puoi pignare. No, siendo a me, non si agonavano, ma sembra meglio non mettere, ma chi è tifoso squadre sta città, stanno di cuore e può giocare, va pigliano. Siendo a me, non si agonavano, l'ultima volta per giumettere, accetto X e mettendo su go, mo dici tu, tu va non sai va. Siendo a me, non si agonavano. Vai da onda scurta. Siendo a me. Quando vai a un bar, ne sta sentì a cena. Tu, non si agonavano. Non do scurta. Ma voglio qua, va, va. 100 euro. Io come 100 euro. 100 euro. Chi non salta, chi non salta, bianco nero è, ma se fate chiaro chiaro casino. Ha cambiato qualcosa? Sì, sì, qualcosa ha cambiato. Sì, è cambiato, non so cose, però qualcosa è, no, il mignolo stava un po' più alto, è cambiato. Senti, c'è il portiere del mio palazzo che dice ma Salvatore Trucchi non è capace via una bolletta. Lo dice sempre, però questa volta ha ragione. E poi dice pure, ma quanti soldi si gioca? Ha detto assai.
fatto bene, cioè, proprio da... no. Che bisogna giocare moderatamente, ve lo dice uno che aveva quattro case di proprietà. Pensate. Ma, però questa volta siamo andati vicino. Andiamo andati vicino. Difatti chiediamo alla regia se ci manda la slide della fino puntata precedente. Che abbiamo indovinato? Sì. Bei risultati. Sì. Questa, Marco, qual è? Questa è la vecchia, eh? No, Manuela, guardate, no Manuela, la vecchia. Se l'è preparata sta battuta. La vecchia bolletta. Noi perché di Manuela, stadio. Perché ci siamo andati vicino? Sì, perché Salernitana e Milan X l'hanno pigliata, Udinese Lazio X pure l'hanno pigliata. Fiorentina Atalanta 1 l'abbiamo presa e poi ci hanno magnato in mano per con Cagliari Napoli 2. Per amore, per il tifo del Napoli. Il Napoli non si gioca, io ma noi non metteremo mai la sconfitta del pareggio del Napoli, sempre ma adesso e anche stasera. Adesso invece giochiamoci una nuova. Allora, dai. Io insisterei, vado da Salvatore perché l'ha pigliata, sulla Salernitana. Allora, io Salernitana che si gioca col Bologna. Quando si gioca la domani alle 15. Salernitana il 26. Allora, Salernitana Bologna io dico 1. Perché? Perché la Salernitana è un'altra squadra. Mo è un'altra squadra. Il Bologna ha ben fatto con lo Spezia nell'ultima giornata, però il Bologna è molto altalenante. Salernitana in casa sicuramente secondo me farà risultato. Sono d'accordo perché a Bologna dovrebbe perdere quindi domani secondo te? Perché giustamente alle 15 a roppa bolognese, un coppo stomaco, penso che comunque sono in grande forma. E quindi il Sassuolo con la Fiorentina che fa? Sassuolo-Fiorentina, ma direi un X, dai. La Fiorentina bisecca, pure giocare, però ci sta. Però giocasse la sera. La sera è diversa, quindi quando ci... Però ci sta come risultato. Io insisto, Lazio-Napoli. Lazio-Napoli, ora tocca a te settimana. Lazio-Napoli, sì, due tutta la vita. E allora io metto due anche a Spezia-Roma. Spezia-Roma 2. Ma noi ricapitoliamo perché voglio capire quando si può pigliare. Facciamo un riepilogo. Sì. Salernitana-Bologna 1. Sì. Sassuolo Fiorentina X, Spezia Roma 2, Lazio Napoli ovviamente 2. Allora, più cat, giocate poco, ma con moderazione. Se giochi 5 euro, ma se vincite assai, chiamatemi. Se tenete i soldi per Ruccio Fiorito, facete un bello Pasqua. Secondo me, oppure giocate appunto, come ha detto Manuela, moderatamente, un euro non è capito. Bussate che pieri. 5 euro, insomma. 5 euro secondo com'è, me. Come Salvato, bussate che pieri. Bussate che pieri, più di 100 euro. Però no, non mi va di parlare di cifre perché. Insomma, bisogna vedere i bookmakers, eccetera, eccetera. Però, in conclusione, sì. Lazio-Napoli, giusto per fare una previsione, sono due squadre che comunque possono dare spettacolo, quindi si prevede una partita ricca di gol. Aperta. In teoria sì, però credo che sarà una partita non bella, vedi che ti dico. Come non bella? No, perché sai, comunque hanno giocato entrambe ieri in Europa League, mi aspetto insomma che saranno stanche. Diversi giocatori infortunati, la paura di perdere, l'importanza di vincere per entrambe, secondo me sarà una partita brutta. Si misura un po', tu dici. Vedremo. Sì, bene, sì. Amici di Ultimo Stadio, la puntata finisce qui. Noi vi salutiamo, ringraziamo Salvatore Turco, Marco Lanzuise, Ferruccio Fiorito e le nostre donzelle Emanuela Giordano, le sorelle Giordano. Grazie Manuela, a voi ovviamente che ci avete seguito. Noi saremo qua la settimana prossima con le Giordano sempre. Sister sempre. Tutte e due. Possiamo finire con lo stacchetto musica maestro? No? No, ma sempre dalle quale, non è vabbè, musica, mettiamo un po' di musica. Ma no, sigla. Ciao a quelli bravi, sigla, forza Napoli! Un giorno all'improvviso tutti a casa mia per vedere la partita, per riparare in grazie Dio.